Un sindaco che ha dato ad Arezzo l'idea di essere una vera e propria città. Questo era Luigi Lucherini. Lo ha detto il vescovo Riccardo Fontana, interpretando il pensiero di una comunità commossa che si è stretta intorno alla famiglia. Il sindaco Lucherini, insieme all'allora governo federale Agostinelli, pensa un'idea in America, la scala mondiale, che ha riempito questa cattedrale come nei tempi migliori. Momenti di pura commozione, ricordando un uomo che ha amato Arezzo e che aveva una parola per tutti. Tante le persone che hanno voluto rendere a Luigi Lucherini un ultimo saluto. Anche la giostra lo ha omaggiato con le note di Terra d'Arezzo, quell'Arezzo che non ha mai smesso di amare, portandone l'immagine ovunque si trovasse a lavorare in virtù del suo lavoro e del suo impegno come ingegnere. Se ne va un uomo amato, un aretino vero. Questa la sensazione condivisa da tutti i presenti. Nelle parole del vice sindaco Lucia Tanti, il saluto di Alessandro Ghinelli, il primo cittadino che fuori Italia ha ricordato quello che fu il suo vero maestro. Conoscevo Luigi Lucherini da sempre, fin da ragazzo, perché per me è sempre stato il babbo di Marco, di Francesca. Questo finché non gli venne in mente di coinvolgermi come assessore nel 1999. Da allora ho imparato a conoscerlo, ad apprezzarlo, poi a divenire. Luigi è stato un grande ingegnere, un grande sindaco e per me un grande maestro.